Cristian Sias, protagonista del Castiadas nella prima uscita in casa, 1-0 vinto dopo il 2-1 all'andata, gol vittoria su punizione, tua bella palla all'incrocio, meglio di così no, non poteva andare oggi. Sì, vabbè, la prima partita stagionale per me, la seconda per la squadra. Siamo un gruppo che ancora un po' si deve amalgamare, non abbiamo fatto amichevoli, poi stavamo sempre allenando col caldo, oggi c'era la pioggia. Comunque bene, dai, le vittorie fanno sempre bene, adesso inizieremo a lavorare, più si va avanti più si lavorerà sempre di più. Vi è mancato il raddoppio in più occasioni, un'altra volta anche a te, su un bel passaggio di Cordeddu, però come hai detto tu c'è da lavorare, intanto la squadra si rinforza, si rinnova, e puntate a un campionato di vertice, no? Sì, puntiamo a un campionato di vertice, però bisogna sempre fare i conti che bisogna iniziare, poi i giocatori ci sono, il problema è anche amalgamarsi, formare un gruppo, formare uno scheletro, una statura vincente, sono tante componenti, noi ce la mettiamo tutta insieme al mister, insieme alla società e poi vedremo, tireremo le somme. Ecco, cosa ti sembra questo inizio al Castiadas, tu che arrivi da Sassari, trovi una realtà, come? No, una realtà dove si è venuto a giocare a calcio, in realtà cambio squadra ogni anno, quindi non è che c'è un problema. Si gioca a calcio, il campo è sempre, i campi sono tutti uguali, non cambiano. E allora perché non sei rimasto a San Teodoro? No, sono rimasto a San Teodoro, non c'è una motivazione valida, non sono rimasto e basta. È arrivato prima il Castiadas a chiederti di... Sì, no, no, non io vivo al momento, quando finisce l'anno vivo al momento, non programmo niente. Dopo che vinci pensi di essere una persona un po' importante, invece a quanto pare dopo che vinci e finisci il 13 giugno e nessuno ti fa sapere niente, aspettare si aspettano altre cose. Poi adesso avrei comunque cambiato aria per cose mie, e auguro un grosso bocca al lupo a San Teodoro e un grosso bocca al lupo a Castiadas. Quel Castiadas che domenica inizia il campionato a Tergu, una gara non facile, non sarà nessuna gara facile, tante squadre rinforzate rispetto all'anno scorso, come la vedi la gara? Sinceramente non guardo le altre squadre, quindi non so chi ci sia, chi non ci sia. Non sbagliare campo la domenica. Non sbaglio campo, ma il problema è che quando vado a giocare io penso solo alla mia di squadra, chi c'ho di fronte non mi interessa, tanto alla fine a giocare a pallone siamo tutti bravi, non è che gente scarsa non ce n'è. Però dicono che sta facendo una bella squadra, all'inizio non deve essere facile, però noi andiamo lì e cercheremo di vincere per forza. Con la società ha chiesto la serie di voi, siete pronti a dargliela? Noi siamo pronti, ci vorrà tutta la volontà possibile e immaginabile, tutti i sacrifici, perché gli impegni quando si prendono bisogna cercare di mantenerli il meglio possibile. La società non ce l'ha chiesto, però si sa che si vuole fare questo passo e ci proviamo tutti insieme. Grazie Cristian, complimenti per il gol e la qualificazione.